Non abbiamo più una casa. Le figlie di Albano e Romina contro la mamma. Mancano ancora poche settimane e poi Christel Carrisi diventerà mamma per la seconda volta. Una gioia per nonno Albano e per tutto il clan che, nei mesi scorsi, ha vissuto momenti molto agitati. Erano state proprio le figlie Christel e Romina Carrisi a raccontarlo ai microfoni di Domenica in la scorsa primavera. Intervistate da Mara Venier, le due ragazze hanno raccontato diversi aneddoti della loro vita privata e familiare. Tra le tante rivelazioni ce n'è stata una che aveva particolarmente colpito. Al momento non hanno più una casa a Roma. Il motivo? Pare che la loro mamma Romina abbia deciso di donare l'abitazione nella quale ha vissuto per oltre 10 anni. Ad un gruppo di buddisti. C'è gente che fa meditazione nella mia camera da letto. Ormai non abbiamo più una casa a Roma e quando veniamo in città siamo costretti ad andare in hotel. Continua dopo la foto. Questa è nostra madre, doveva ripulirsi in karma, aveva dichiarato Christel Carrisi sorridendo. Tra l'ilarità e lo stupore del pubblico in studio e della padrona di casa zia Mara. Nata il 25 dicembre del 1985 sotto il segno del Capricorno, Christel Carrisi è la terza figlia di Albano e Romina Power. Ha seguito le orme dei genitori, diventando anche lei una cantautrice, ma ha conquistato i social grazie al suo fiuto eccezionale per la moda. Christel Carrisi è legata all'imprenditore cileno-croato Davor Luksic, conosciuto a New York, con il quale è convolata a nozze nel 2016. La coppia ha scelto di pronunciare i voti nuziali nella masseria Lamea, proprietà di famiglia, nelle campagne di Cellino San Marco. A proposito del marito. Il profilo Instagram di Christel contiene anche il cognome del marito. Visto che la figlia di Albano si è registrata come Christel Carrisi Luksic. A Domenica Live, sul matrimonio della figlia, Albano ha dichiarato. Ci sono stati avvenimenti che hanno rotto il suo percorso di normalità come il divorzio dei genitori, la scomparsa della sorella. Lei è stata forte, ne è uscita una ragazza solida. Ero strafelice al suo matrimonio. Sai che qualcosa sta cambiando. Davor ha scelto bene. Se non fossi il padre, mi innamorerei a vita di una ragazza così. Sarà duraturo il loro rapporto.